Va bene. Andiamo a vedere adesso. Che cos'è il determinante di una matrice quadrata? Allora abbiamo M, oppure chiamo A, una matrice A11, A1N, AN1, ANN. Questa qui quindi appartiene a K N per N. Stavolta la matrice è quadrata, cioè il numero di righe e il numero di colonne che sono uguali a queste matrici. Possiedono, diciamo, per queste matrici si può calcolare un numero che si chiama determinante. Ora, la definizione di determinante si può dare in molti modi diversi e ne vedremo più definizioni, però cominciamo con una definizione che viene data per induzione, è quella del sviluppo secondo una riga, secondo una colonna di Laplace. Cioè, cominciamo con le matrici 1x1. Se la matrice ha un solo elemento, il determinante di A è uguale ad AB. Prendiamo le matrici 2x2, A11, A12, A21, A22. In questo caso il determinante di A si pone uguale per definizione ad A11, A22 meno A21, A1. Ok, questa è la definizione di determinante. In generale, se abbiamo una matrice A, una matrice anche non quadrata, facciamo per le matrici quadrate, tanto solo qua lo spostiamo, supponiamo sia Kn per N. Chiamiamo AIJ una matrice che appartiene a Kn-1 per N-1 ottenuta cancellando la riga I e la colonna G, cancellando, sopprimendo. Esempio, prendiamo una matrice 4x4, 2, 1, 0, meno 1, 3, meno 1, 1, 4, 3, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 6. Allora, chi sarà questa matrice A? Se io adesso faccio una matrice A 2 3, chi è?
devo cancellare la seconda riga e la terza colonna. Significa, non è che al posto di questi ci devo mettere 0, devo semplicemente proprio sopprimere la riga e sopprimere la colonna. Allora, ricompattando la matrice, qua mi viene 2, 1, 1, 1, poi 3, 0, 1, 2. Cancellare significa sopprimere la riga X, sopprimere la colonna J. Quando sopprimo la riga la tolgo, quindi c'è una riga in meno. Quando sopprimo la colonna c'è una colonna in meno, quindi diventa N-1 per N-1. Questo qua si chiama complemento algebrico A piccolo in G, e se ci fate caso sono tutti gli elementi della matrice. Io ho tolto tutti e solo gli elementi della matrice che non stanno sulla stessa riga, sulla stessa colonna di A piccolo in G. Questi A piccolo 2 e 3, no? Quindi A grande 2 e 3, prendo, cancello la riga e la colonna di appartenenza di A piccolo 2 e 3. Allora, a questo punto andiamo a scrivere la formula di Laplace. Anzi, le formule di Laplace. Per il calcolo del determinante di A. Allora si fa: il determinante di A è uguale per definizione alla somma per J che va da 1 fino a N di meno 1 elevato alla i più j per a piccolo ij per il determinante di a grande ij. Qua si scrive, questo è lo sviluppo secondo la riga iesima. Adesso andiamo a fare degli esempi. Praticamente io cosa faccio? Fisso un i, che sarebbe la riga iesima. Poi prendo tutti gli elementi della riga iesima. Poi li moltiplico per i determinanti dei complementi algebrici. E poi prendo i segni alterni. Con questi segni qua. Ok? E faccio la somma. E ottengo un numero. Questo numero lo chiamo determinante. Dice, ma perché come lo devi scegliere? I arbitrari potete scegliere come vi pare. Quando faremo i conti vedremo che comunque scegliate i, il determinante viene sempre lo stesso. Ok? Ci sono altre formule, sempre di Laplace, per esempio. Cioè invece di fissare i, posso fare la somma per i che va da 1 a n. In questo caso l'espressione è esattamente la stessa, meno 1 alla i più j a i j per il determinante di a grande i. Questo qua si chiama sviluppo secondo la colonna j. Qual motivo? Perché stavolta i cambia
e j è fisso, quindi stavolta sto scorrendo non la riga iesi, ma sto scorrendo la colonna j iesi e sto facendo la stessa cosa di prima, cioè prendo ovviamente la colonna j iesi ma l'imboltiplico per dei segni alterni e poi li moltiplico per il determinante del componente algebrico e poi faccio la somma. Allora, quello che possiamo verificare è che viene sempre lo stesso numero. Questo numero si chiama determinante di A. Uno potrebbe dire, però mi stai imbrogliando perché il determinante di A, la funzione determinante compare sia a sinistra che a destra. Ma cioè, se già lo sapevo calcolare il determinante, no, c'è un vantaggio enorme. Per quale motivo? La matrice A è una matrice n per n. Queste matrici qua sono matrici n-1 per n-1. Quindi, per esempio, le matrici 2x2, già l'abbiamo detto come si calcola il determinante. Chiaro? E allora, se io quelle 2x2 le so calcolare già, perché abbiamo detto a parte, anche quella 1x1 l'abbiamo detto a parte, con questa definizione posso calcolare quelli 3 per a catena, quando devo calcolare quella 4x4, nel momento in cui so calcolare i determinanti 3x3 posso calcolare quelli 4x4, poi posso calcolare quelli 5x5 e così via. Quindi per induzione questa definizione definisce il determinante per tutte le matrici quadrate di ogni ordine, cioè col numero di righe che volete voi. Chiaro? Adesso facciamo degli esempi. Allora, prendiamo una matrice 3x3. Prendiamo A. Allora, come si fa il determinante di A? Un modo è sviluppare secondo. Allora, ci sono sei forme di quelle che ho scritto io di Laplace, poi ce ne sono anche altre. Poi vedremo che nessuna di queste formule è come si calcola veramente il determinante, si fa in un altro modo ancora. Ah, un modo è sviluppare secondo la prima riga. Come faccio? Diciamo, i segni alterni voi li dovete pensare come una scacchiera di segni che inizia in alto a sinistra con più, quindi più, meno, più, più meno, più, meno, più, meno, più. Ok? Allora, quando, per quale motivo? Perché meno 1 alla i più j, meno 1 alla 1 più 1 fa più 1. Quindi sono dei segni che corrispondono al segno più in questa posizione, meno in questa posizione e così via. Sono alterni, sia quando mi sposto in orizzontale che mi sposto in verticale il segno cambia. Allora, che devo fare? Sviluppo secondo la prima riga, cosa devo fare? 2 per il determinante di, cancello la prima riga, cancello la prima colonna a cui appartiene 2, cosa rimane? 0, 4, 2, 3. Poi devo fare meno 1 per il determinante, cancello la prima riga, cancello la prima colonna, la seconda colonna, perché 1 appartiene alla seconda colonna, rimane 1, 4, meno 1, 3. Perché ho cambiato segno? E qua sto al posto 1, 2, meno 1 alla 1 più 2 fa meno 1, perché viene meno 1 alla 3. Più meno 1, perché questa è la prima, meno 1, per il determinante di 1, 0, meno 1, perché stavolta cancellando questa riga e questa colonna rimane soltanto questa riga. Ok? Andiamo a fare questo conto. Quindi qua quanto mi viene? 2 per, adesso queste sono matrici 2x2, il determinante già lo sapevo calcolare, diciamo, a parte. Come si fa?
questo per questo meno questo per questo. Allora questo fa 0 meno 8 viene meno 8. Poi meno 3 meno meno 4 fa 7. Poi meno 2 meno 0 fa 2. Quindi meno 16, meno 7, meno 2. Se ho fatto bene i conti fa meno 25. Ok? Allora c'è un'altra possibilità. Uno può dire facciamo lo sviluppo secondo la seconda riga. Allora, in questo caso il determinante di A quando deve fare? Deve fare più meno, fare meno 1 per il determinante di 1 meno 1 2, 3 meno 4. Il secondo non lo scrivo perché viene 0 per, allora potrei scrivere 0 per il determinante, però poi sparisce, quindi non lo scrivo. E poi meno 4, perché meno più meno, per il determinante di 2, 1, meno 1. Quanto viene? Allora qua mi viene 3 meno meno 2 fa 5, quindi viene meno 5, poi viene più meno 4 per 4 meno meno 1 fa 5, quindi viene meno 5 meno 20 fa meno 25, e vedete che è venuto lo stesso numero. Ok? Andiamo a farlo secondo la terza riga. Sempre nel caso dell'esempio, questo determinante di A quanto farà? Allora, più meno più, quindi qua non devo cambiare segno, quindi viene meno 1 per il determinante di 1 meno 1, 0, 4. Poi meno 2 per il determinante meno 2 per il determinante di 2 meno 1, 1, 4 più 3 volte per il determinante di 2, 1, 1, 0 meno 1 senza cambiare i segni, meno 2 cambiato di segno, più 3 senza cambiare di segno. Vedi, determinanti complementi. Quindi questo quanto fa? Qua mi viene 4 meno 0 fa 4, con meno davanti fa meno 4. Poi mi viene 8 più 1 fa 9, per 2 fa 18, quindi meno 18. E poi mi viene 0 meno 1 fa meno 1, per 3 fa meno 3. Qua dalla sotto. E invariabilmente viene sempre meno 25. Chiaro? Bene. Dici, ma abbiamo anche le colonne. E andiamo a fare le formule secondo le colonne. Sempre nel caso dell'esempio. Il determinante di A andiamo a svilupparlo secondo la prima colonna. A era sempre quella matrice là. Se lo sviluppo secondo la prima colonna deve fare due volte per il determinante di 0, 4, 2, 3. Inizia come la prima, lo sviluppo secondo la prima riga, soltanto stavolta mi sposterò in verticale. Poi meno una volta
per il determinante di 1 meno 1, 2, 3 meno il determinante di 1 meno 1, 0, 4 uguale uguale 2 per 0 meno 8 fa meno 8, meno 3 meno meno 2 fa 5, meno 4 meno 0 fa 4. Quindi meno 16 meno 4 fa meno 20, meno 5 fa 6, meno 25. E come avete visto, viene uguale a 2 questo. Se voglio sviluppare secondo la seconda colonna, stavolta che devo fare? La seconda colonna mi viene meno 1 perché qua devo iniziare col meno. Più meno, meno 1 per il determinante di 1, 4, meno 1, 3, poi meno 2, perché il secondo elemento non c'è, fa 0, quindi lo sappiamo, il terzo è 2 cambiato di segno, fa meno 2, per il determinante di 2, meno 1, 1, uguale meno 3 meno meno 4 fa 7 meno 2 per 8 meno meno 1 fa 9 meno 7 meno 18 viene 7 meno 25. L'ultimo lo scrivo qua sotto senza cancellare, il determinante di A lo posso scrivere come terza colonna meno 1 per il determinante di 1, 0, meno 1, 2, meno 4 per il determinante di 2, 1, meno 1, 2, più 3 per il determinante di 2, 1, 1, 0. Quindi quanto viene? Qua viene 2 meno 0 fa 2, quindi meno 2, 4 meno meno 1 fa 5, 5 per 4 fa 20, quindi viene meno 20, e qua viene 0 meno 1 per 3 fa meno 3, fate la somma e come al solito viene meno 25. Quindi noi abbiamo visto che ci sono ben 6 modi diversi di calcolare la stessa cosa. Ora, come se ora vogliamo dimostrare che quelle formule danno tutte lo stesso risultato, come vogliamo pensare? Prima di tutto, questo modo di calcolare i determinanti è efficiente o no? Allora, per le matrici di ordine basso, ancora, per quale motivo? Allora, vediamo, cominciamo a fare delle considerazioni. Quindi, crediamo che queste formule vadano tutte bene. Poi lo dimostreremo. Le formule quante sono? Sono 2n. Per una matrice che posso sviluppare secondo una riga o qualunque, che sono n, oppure secondo una colonna qualunque, che sono n. Quindi con una matrice 3x3 sono 6 formule. Una matrice 4x4 sono 8 formule, è così. Ora però, qual è il problema? Che se io voglio calcolare un determinante di una matrice 2x2, mi basta fare due moltiplicazioni nella sottrazione. Se vogliamo calcolare i determinanti di una matrice 3x3, che devo fare? Devo fare 3 determinanti dei componenti algebrici, quindi di una matrice 2x2, poi moltiplicarli per gli elementi della riga iesima, per esempio, e poi fare la somma. Quindi innanzitutto devo fare 3 determinanti 2x2, quindi le moltiplicazioni sono 6. Prima erano 2, adesso 2x3 fa 6.
Poi ci sono anche le moltiplicazioni per gli elementi nuovi, però insomma diciamo che sono 6 moltiplicazioni. Quando vado a calcolare il determinante di una matrice 4x4, sviluppando secondo una qualunque riga, secondo una qualunque colonna, mi verranno a calcolare 4 determinanti 3x3. Siccome ogni determinante 3x3 portava 6 operazioni, 6x4 fa 20? 24. E quando vado a 5 siamo a 120, e quando vado a 6, quindi praticamente continuando in questo modo, se io voglio calcolare i determinanti di una matrice n per n, mi servono almeno n fattoriale operazioni. Diciamo che la complessità del calcolo è dell'ordine di n fattoriale, che non è granché, perché se n è già 10 o 20 significa metterci un tempo molto elevato. Se n fosse 70 fattoriale non ci basta tutto il tempo da qua alla fine del mondo. Eppure voi ci avete MATLAB o altri programmi che vi calcolano determinati una matrice 2000x2000 molto velocemente. Come fanno? Non così. Tuttavia queste formule vanno fino a che abbiamo matrici dell'ordine 3x3 o 4x4. Vanno bene. Perché vanno bene? Perché innanzitutto sono varie formule. Quali di tutte queste 6 formule, quali ci sono convenute applicare? Quali c'è, diciamo, c'era convenienza ad applicare? Beh, nella matrice originale c'era uno 0, quindi se io vado a prendere la riga che contiene lo 0 o la colonna che contiene lo 0, e di determinante 2x2 devo calcolare 2, non 3. Quindi se abbiamo una riga con molti zeri, per esempio immaginate una matrice 4x4, però che abbia una riga o una colonna che contiene 2 zeri, o addirittura mettiamo 3 zeri, a quel punto, sviluppando secondo quella riga o quella colonna, il determinante sarà uguale a un elemento moltiplicato per un determinante 3x3, quindi praticamente è come calcolare un determinante 3x3. Ok? Quindi diciamo, fino a che le matrici sono piccole, quindi fino a n uguale a 3 o n uguale a 4, queste formule vanno abbastanza bene, ma a maggior ragione se nella matrice sono presenti degli zeri. A quel punto si riescono a fare dei calcoli, diciamo, anche a mano. Però se le matrici hanno un ordine elevato, cioè per esempio una matrice 200x200, è improponibile usare questo tipo di formula. Vedremo dopo, diciamo non oggi, vedremo magari la se ci riusciamo domani, se no la settimana prossima, quale sarà il modo per affrontare il calcolo delle determinanti in generale. È un modo però che funziona molto bene per le macchine, per gli umani non viene benissimo, perché è facile fare degli errori. Quindi queste formule abbiamo visto soprattutto se, per esercizi che vengono dati, diciamo, su matrici 2x2, 3x3, massimo 4x4, possono ancora andare. Okay. Ora però ci sta il problema di dimostrare che tutte queste formule mi danno lo stesso risultato, che non è scontato, no? Io potrei avere ho 6 formule diverse, per esempio la matrice 3x3, ma per quale motivo devono venire 6 risultati tutti uguali? Come si può fare a dimostrare che questi risultati devono per forza essere tutti uguali? Allora si fa così. Adesso andiamo a evidenziare delle proprietà del calcolo. Questa è una funzione, il determinante è una funzione che mi prende una matrice quadrata e mi restituisce un elemento di calcolo. Per esempio una matrice reale mi restituisce un numero che è determinante, uno scalare. Ora questa funzione la prendiamo presa dalla diciamo, prendiamo come definizione una delle formule di Laplace e andiamo a vedere che in base a come è scritta la formula, questa funzione avrà delle proprietà.
ed evidenzieremo queste proprietà. Poi a quel punto, dopo, e queste proprietà praticamente sono le stesse a seconda della formula, diciamo, sono indipendenti dalla formula da cui si parte. Se io faccio lo sviluppo secondo la terza riga, lo sviluppo secondo la prima riga, le proprietà sono le stesse. Ok? Dopodiché, una volta visto che le proprietà sono le stesse, dimostriamo che esiste sulle matrici una sola funzione che gode di quelle proprietà. Allora, se usando lo sviluppo secondo la terza riga io trovo una funzione con certe proprietà, usando lo sviluppo secondo la seconda colonna trovo una funzione che trova le stesse proprietà, che gode le stesse proprietà, e di quella funzione ce ne sta una sola, che vuol dire che la funzione che abbiamo calcolato sviluppando secondo la terza riga, sviluppando secondo la seconda colonna, sarà la stessa. E questo ci risponderà al problema che abbiamo posto, cioè che effettivamente le formule di Laplace danno tutte lo stesso risultato. Ok. Allora andiamo a vedere quali sono queste proprietà. Adesso ne... siccome le proprietà sono tante, noi distinguiamo delle proprietà, diciamo così, essenziali da alcune proprietà che ci sono pure, però diciamo sono derivati. Andiamo a esaminare le proprietà essenziali. Allora, premessa: usiamo per la definizione di determinante lo sviluppo, la formula di Laplace che usa lo sviluppo secondo la riga S. Sono queste qua. Il determinante è una funzione lineare di ogni riga. Secondo il
determinante è una funzione alternante. Cioè, scambiando tra loro due righe, il determinante cambia sempre. Terza proprietà. Determinante della matrice identica n per n fa 1. La matrice identica n per n è la matrice che ha tutti i zeri, tranne che su quella che si chiamerà diagonale principale, dove c'ha tutti. Vi ricordo che questa è una matrice quadrata n per n, quindi che vuol dire? Vuol dire che a i j è uguale a 1 se i è uguale a j, i uguale a j compreso tra 1 ed n, e z altrimenti. Quindi a 1,1, a 2,2, a 3,3, a 4,4, cioè questi sono gli elementi che stanno sulla quella che si chiama diagonale principale. Questo è A1,1, questo è A2,2, questo è A3,3, l'ultimo è AN. Allora questi fanno 1. E tutti gli altri devono fare 0. Ma questa qua si chiama matrice identica. Si chiama matrice identica perché poi faremo l'esercizio e vedremo che questa matrice identica nell'ambito delle matrici quadrate non è altro che l'elemento neutro della moltiplicazione. Cioè, se voi fate I per A e A per I, viene A. Ricordate, posso fare, quando faccio il prodotto di due matrici quadrate, A e B sono n per n, A per B di nuovo n per n. Ok? Però questo lo vedremo dopo, adesso non ci preoccupiamo di questo, non mettiamo troppa carne a cuore. Ok? Quindi dobbiamo dimostrare queste tre proprietà essenziali. Poi nel momento in cui dimostriamo queste tre proprietà, altre proprietà deriveranno. O vogliamo usare solo lo sviluppo secondo la riga iesima, cioè qualunque sia la matrice noi sviluppiamo secondo la riga iesima, anche se ovviamente in realtà questo lo possiamo fare solo della matrice a più di righe, quindi diciamo fino a quando non alle matrici almeno i per i diciamo dovremmo averlo dimostrato per induzione. Però diciamo facciamo lo sviluppo secondo la prima riga. La prima riga. Quello possiamo sempre fare, no? Poi una volta che l'avremo dimostrato utilizzando lo sviluppo secondo la prima riga, in realtà ci accorgiamo che usare la prima riga, usare la seconda, usare la riga iesima, non cambia le proprietà del determinante, cioè si capisce che funziona. Le proprietà erano esattamente le stesse. Dopodiché dimostrazione simile si fa con le colonne, no? Ok, cominciamo a vedere che se io sviluppo secondo la prima riga la funzione determinante gode delle proprietà che ho detto su. Adesso magari abbiamo solo 5 minuti, quindi non riesco a dimostrare tutte e tre. Vediamo, forse sì, forse no.
diverso. Ci vuole un po' di tempo. Allora, cominciamo. La più facile è la terza. Tutte le proprietà si dimostrano per induzione. Per induzione su n. Su n prima. Allora, come si fa? Allora, io suppongo tutte le proprietà vere fino ad n. Devo far vedere che sono valide anche per n più. Ok? Allora, nel caso 1, n uguale a 1, è banale, siccome la matrice è 1 per 1 e l'elemento A corrisponde al determinante, e tutte quelle proprietà sono banali, cioè se ci metto 1 il determinante fa 1, il determinante è, la funzione identica, quindi è una funzione lineare di ogni riga, che là ci sta una sola riga con un solo elemento, e poi alternante è alternante pure banale perché non c'è nulla da scambiare, quindi non posso scambiare. Se volete farvi l'esercizio potete controllare che le proprietà sono bene anche per le matrici 2 per 2. Però non è necessario, perché siccome io per induzione suppongo siano vere fino a n, poi dimostro che sono vere per n più 1. Quindi ci sarà 1 implica 2, 2 implica 3. Ok? Adesso vado a vedere prima la proprietà 3. Andiamo a fare il determinante di in più 1. Allora, questo chi è? E determinante di 1, 1, 1, 1, tutti 0 fuori. Queste però sono n più 1 righe e n più 1 volte. Vabbè, questo lo cancello perché fare lo spazio. Allora, questo però se sviluppo secondo la prima riga, chi è? Il primo elemento è 1 per il determinante di n, perché quando cancello la prima riga, la prima colonna, mi rimane una matrice identica n dimensionale. Sto sviluppando secondo la prima riga. Gli altri elementi sono tutti 0, quindi mi rimane. Ma questo per induzione fa 1, 1 per 1 fa. Ok. Allora, adesso cosa dobbiamo vedere? Andiamo a vedere dimostro solo questo e poi ce ne andiamo. La 1 è un po' più lunga, la dimostriamo domani. Dimostriamo la proprietà numero 2. Però la dimostriamo in due passi. Mostriamo innanzitutto che scambiando due righe adiacenti una riga alla riga successiva, il determinante cambia segno. Allora, vediamo un po'. Io ho una matrice A che ha A1, A2, AN1. Allora, la matrice A' è la matrice A1 quando arrivo a I-1, poi prendo la riga
hai più 1, hai e poi fino alla n, hai più 2 fino alla n. Cioè di tutte le righe scambio la iesima, quindi fino a i meno 1 è tutto regolare, la i e la i più 1 sono state scambiate, e poi ritorna le righe di prima. Allora, che succede? Supponiamo che i sia maggiore o uguale di 2. Ok? Poi faccio questo e poi mi fermo qua, domani riparto qua. Se è maggiore o uguale di 2, che succede? Quando io vado a fare il determinante di A, questo è uguale a somma per j che va da 1 ad n più 1 di a1j meno 1 alla i, meno 1 alla 1 più j a1j per il determinante di a grande 1j. Se lo faccio con a', questo è uguale a somma per j che va da 1 a n più 1 di meno 1 alla 1 più j a 1j, la prima riga non è stata toccata, quindi poi mi viene sempre a 1j, per il determinante di a'1j. Ma mo a'1j, se io tolgo la prima riga, questa è uguale qua e di là, quindi che succede? Che la riga i e i più 1 diventano i meno 1 e di, però qua si trovano nell'ordine giusto e qua si trovano scambiati. Quindi che significa? E questo determinante qui è uguale a meno il determinante di A1J. Per quale motivo? Perché queste non sono matrici n più 1 per n più 1, sono matrici n per n. Quindi per ipotesi induttiva, fino a n funzionava. Allora, siccome questi cambiano segno, questi sono rimasti uguali, prendete questo meno, lo mettete in evidenza, lo portate fuori. Quindi scoprite che il determinante della prima è uguale a meno il determinante. Adesso invece ci dobbiamo fare lo scambio della prima e della seconda, quello che dobbiamo far parte, chiaro? E dobbiamo far vedere che quello fa cambiare segno. Ok? E questo lo facciamo domani. Poi dobbiamo fare anche vedere che il determinante è una funzione lineare di ogni epoca.